Bentrovati, in ogni periodo di drammatica crisi, drammatici casi umani emergono, emergono quelli ancora più gravi in cui si tenta per disperazione di scuotere la coscienza pubblica, per esempio, li ricordiamo, dandosi fuoco e perdendo la vista, la vita o rimanendo gravemente menomati. Ci sono altri casi invece drammatici che vengono sposati dalla collettività. Faccio questa riflessione perché dopo i tanti innumerevoli atti in cui un uomo o una donna hanno leso la propria dignità, la propria persona, la propria vita, si è scatenata la solidarietà. Perché lo hanno permesso? Perché è successo? Ecco, molte volte però quei perché sono ritardatari, bisognerebbe intervenire prima e dovrebbero intervenire le istituzioni, stando al fianco anche della gente disperata. Molte volte invece il caso viene reso pubblico, per fortuna, prima che possa diventare drammaticamente non recuperabile. Questa volta siamo intervenuti a margine di una segnalazione del signor Massimo, un uomo 47enne con famiglia, con quattro figli che tentava di lavorare con la sua Ape. Quest'Ape è stata a questo sequestrata dai carabinieri perché non eh, presentava il contrassegno dell'assicurazione. Io dico perché bisogna essere come dire fiscali su ogni cosa, su ogni analisi, su ogni commento, anche se riguarda un uomo, sequestrata giustamente, perché se quell'ape avesse prodotto un incidente, avesse investito un bambino, come il signor Massimo poteva in caso risarcire il danno, da chi era garantito non avendo l'assicurazione. Quindi questo sia ben chiaro, a discapito di riflessioni su questo caso che hanno coinvolto tanti cittadini che hanno condiviso il nostro servizio sui vari social network. Ma dall'altra parte, oggi quanto noi messo in evidenza purtroppo e per fortuna però ha prodotto una solidarietà inaspettata da parte dei cittadini del Salento e di Lecce che hanno voluto aiutare con un contributo questa persona che oggi non può più portare avanti il suo impegno che ha determinato sino all'altro giorno un ritorno economico per sfamare la propria famiglia. Sì, sono vicende tanto particolari che molte volte mettono in imbarazzo noi e le stesse forze dell'ordine, che non possono chiudere un occhio su situazioni di non voluta illegalità. Perché certamente il signor Massimo non avrebbe voluto disattendere la legge, avrebbe voluto pagare l'assicurazione, ma pagando questa non avrebbe potuto più sfamare la propria famiglia e oggi purtroppo si trova senza il suo mezzo di lavoro. Cosa dovrebbe succedere? Condivido la rabbia di quanti si sono indignati per questa situazione, ma forse, probabilmente, oltre a una televisione che guarda con rispetto e con amore dei casi disperati, mettendo a disposizione le proprie telecamere, Oltre alla bontà dei Salentini ci dovrebbe essere anche una presa di coscienza da parte delle istituzioni, di tutte le istituzioni. Spiegatemi il motivo per cui cittadini comuni hanno sposato questo momento di crisi e poi notabili se ne sono infiscati. A domani!